Partiamo subito a voler essere prudenti da una quasi certezza, che io non penso che sia quasi certezza, ma certezza. Il Milan, il club, la proprietà, il fondo Elliott, Gazzidis, Maldini, Massara, 15 milioni lordi, equivalenti a 7,5 netti per una stagione per Zlatan, Ibra Supremacy, Ibrahimovic. Per me non li mettono. Non li mettono. 15 milioni di euro, perché Milan, la proprietà a Londra, è abituata giustamente a calcolare quello che sborsa, non 7,5 lordi. Quanto mi costa? 15. Non 7,5 netti, scusate. 15. Dobbiamo tirar fuori 15. 7,5 netti non mi interessa, 15. E 15 il Milan a Zlatan Ibrahimovic non li dà. Si è letto ieri, qualcuno sostiene che non è vero che ci sia così tanta distanza. Dalle fonti mie mi hanno detto che il Milan dà 5 più bonus per arrivare a 6, che era la cifra originaria che si pensasse servisse per l'anno successivo, vi ricordate quando è arrivato Ibra, 3 più eventualmente 6. 6 no, 5 più bonus non difficili, anzi che possono arrivare anche a 6,5 in caso di Champions League, in caso di tot goal, in caso di piazzamento in Europa, in Champions League, eccetera. Ebbene, il Milan lì ci arriva, 5 più bonus non complicatissimi, vista la forza di Ibrahimovic. Ma il Milan a 7,5 no, perché 5 più bonus vuol dire che il Milan dà 10 lordi sicuro, con i bonus, ma i bonus sono tali per cui portano il Milan in alto in classifica, per poi, quindi il Milan ricava da una posizione Champions, quindi li darebbe ben volentieri. Quindi si sta parlando non di differenza minima. Il Milan dà sicuramente 10 lordi, Ibra vuole, sembra sicuramente, 15 lordi. Queste sono le due posizioni che ci risultano, non risultano solo a me, ma le avete lette anche su tutti gli autorevoli giornali di autorevoli colleghi che hanno la mia sensazione, la mia fonte, la mia informazione. Allora, quindi la distanza c'è ed è tanta. 10 sicuri, 5 per 2, 15. Questo 10 può diventare, coi bonus, anche 11 o 12, sempre lordi di esborso. E allora il Milan mi sembra che oltre il 5 può andare a 5,5 più bonus per arrivare magari a 6,5, non va. Il Milan non va. E perché ritiene di aver fatto un bello sforzo. Ibra, bisogna vedere se scende dai suoi 7,5, visto che non ha alternative in questo momento. D'altra parte il Milan si rende conto, ha fatto lo sforzo, o meglio, ha fatto la decisione forte di tenere Pioli. Pioli vuol dire un Milan con Ibrahimovic. A Pioli togli Ibrahimovic, sembra quasi una beffa. Però il Milan ha 15 milioni lordi per il pur immenso Ibra, non va. Quindi adesso bisognerà vedere, prossimi giorni, da domani, per capire un po' come funzioneranno i meccanismi, si devono vedere. Entro venerdì, 5 giorni, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica è già un altro weekend, il 24 c'è il raduno, in questi 5 giorni si devono incontrare, capire, parlare. Non riesco a immaginare un raduno senza una decisione per Ibra, perché una decisione eventualmente negativa, non voglio pensarlo, significherebbe andare a cercare qualcun altro, e qualcun altro costa ben oltre 15. Se vai a prendere un giocatore come Ibra, non c'è. A livello di Ibra ci sono, ma costano delle cifre, delle barcate di quattrini straordinari. Quindi forse Ibra, forte di questo, pensa, però bisogna calcolare anche la sua età, nonostante la sua freschezza mentale, fisica, e quindi anche questo punto è da valutare. Ibra deve scendere,
Ibra deve scendere. Se Ibra rimanesse fisso sul 15, credo proprio che il Milan farebbe fatica ad accontentarlo e farebbe fatica ad accontentare noi che siamo tutti fan di Ibrahimovic. L'abbiamo voluto, l'abbiamo cercato, l'abbiamo adorato, lo stiamo adorando perché è un grande giocatore con il cuore dentro. Ibra è già, mi sembra, uno dei giocatori che presentano le maglie, quindi un dato emblematico anche questo, però 15 deve scendere se questa fosse la cifra vera come sembra, altrimenti saranno giorni molto molto caldi e non solo per il sole che batte. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrino.